Presidente, sabato una partita importante per la TRG Stabia, recuperare punti in classifica per acquisire una buona posizione. Ma sì, sabato è una partita importante, ma soprattutto per continuare, cioè soprattutto per dare continuità a quello che è il momento che noi stiamo vivendo da quattro partite, delle ultime quali abbiamo dimostrato di essere all'altezza di questo campionato e di poter dire anche la nostra in futuro o nella pool retrocessione o pool promozione che sia. Soddisfazioni vengono anche dal settore giovanile che ha vinto oggi la partita in casa. Sì, abbiamo iniziato i vari campionati, sono l'Under 15, l'Under 14, l'Under 13 ai quali partecipiamo e ci stiamo ben comportando in tutte e tre le competizioni. Il settore giovanile dovrà essere nei prossimi anni il fiore all'occhiello della società e proprio per questo stiamo cercando di investire in termini sia di giocatrici ma soprattutto di allenatori e tecnici che possono garantire la crescita delle giocatrici. Per far crescere il basket di Castellammare ulteriormente e quindi potenziare la prima squadra. Sì, noi vorremmo far sì che fra qualche anno riusciamo a portare in prima squadra giocatrici venute fuori dal nostro settore giovanile. Così come è stato sottolineato, questo mi è rimasto impresso in un articolo della Libertas Bologna qualche settimana fa, nel quale si evidenziava proprio come la nostra caratteristica era quella di avere tutte giocatrici campane, fatta eccezione per Nadia Calamai, che ormai è più napoletana di adozione, e la nostra straniera Diana Voinova.